Basket. È passato un anno, è passata un'estate e noi eravamo in letargo. E la senti la canzoncina dell'estate? Che... Qual è la canzoncina dell'estate, la, Fabio? La dance. Ma è la canzone di... La Bob Sinclair. Aspetta, come fa a vedere? Cantamela, la dance. No, stanno sentendo, non mi posso sopravvivere. Io vorrei capire perché tu hai il microfono a spillo, io invece devo tenere questo aggeggetto. Anch'io tengo, punto e basket. Buongiorno, buon tutto. Dipende dall'orario in cui sta andando la trasmissione. Una trasmissione che ha un contenuto subliminale, nessuno capisce che si parla di basket, dato che si chiama... Punto e... Basket, Danilo Salfa, Fabio Tartamella, alla puntata numero 1 di quest'anno. La siamo la prima. Sai che faccio un metto così. Ci presentiamo subito. E allora, di che cosa dobbiamo parlare? Parliamo di questo basket calcio, no, mi sono confuso. Che naturalmente domani, per chi ci sta seguendo, di venerdì sera inizia la sua avventura nel torneo che ormai tutti abbiamo imparato si chiama Dia Dilettanti. È una stagione che si presenta con... Questo piede mi sta facendo male. Stai facciamo attento, qualcosa senza cadere. È una stagione che si presenta in maniera, direi, attraente, accattivante. Come tutti sicuramente saprete, c'è in ballo una nuova avventura che non è soltanto quella di questa stagione, di questo campionato, ma è un'avventura che riguarda integralmente il basket Trapani, che ha una nuova proprietà. Un nuovo vestitino, nuovo design, nuovo tutto, non lo so, ma è venuta così. Perché è venuta così? Perché quindi, anche la tenuta è diversa. Nuova proprietà. Presidente. Nuovo allenatore. Chi è? Giovanni Benedetto, General Manager. Alessandro Massieni, General Manager. Francesco Lima. Tutti gli altri pian piano li presenteremo, perché è giusto che sia così. È giusto. Piano piano scopriremo un giocatore per volta, per puntata. Il primo servizio lo sai qual è? Vediamo se una volta sei in grado di annunciarlo. Il primo servizio, ve lo dico subito, riguarda l'avvistamento fatto, bravo, perché io e Fabio durante l'estate, attendendo e aspettando chi avrebbe conquistato la Trapani cestistica, abbiamo aspettato come delle vedette. Ci siamo messi a vedettare e poi Sandro Guastavino, che ringraziamo, che come sempre davanti alla telecamera... Ma non era stato tagliato Sandro Guastavino? Eri tu che l'avevi tagliato, io l'ho reintegrato. Okay. Dietro le telecamere e contemporaneamente al montaggio ci fa vedere che cosa è successo. Ti Paolo, ho detto, grazie, sei un amico. Che cosa è successo al Lido Paradiso quest'estate, quando si presentavano un po' di giocatori. Noi ci siamo messi a avvistare la nuova proprietà. Fermo, ci siamo dimenticati una cosa importante. Ma dove siamo? In questo momento. Esatto. Te lo dico subito, yes. Siamo approdati all'approdo, al ristorante a Pizzolungo, dove tu ci hai mangiato, io no. Io ci ho mangiato, si mangia bene, ma ne parliamo dopo. Vai con la vedetta. Primo lombarda. Servizio. E siamo al prologo, io e Fabio Tartamella, proprio qui, perché siamo pronti ad avvistarli. Sono in tre, io li vedo da lontano, due Massinelli e un Lima. Come si chiamano i Massinelli? Marcello e Alessandro. Marcello! Alessandro! Venite! Venite! Lima è messo al timone, lo vedo! Rotta Trapani! Venite, venite! No, no. Dopo questa cosa ci licenziano subito, ancora prima. Vabbè, stanno arrivando i Massinelli. Siamo ripartiti, oggi è? Oggi è 14 agosto. Abbiamo pensato di registrare il 14 agosto per farvi vedere alla vigilia della prima di campionato come eravamo ottimisti, sperando che poi riproponiamo questo, sperando di non venire tagliati già alla prima, a maggio, dico a giugno, quando succederà quello che speriamo, di far rivedere come eravamo noi ottimisti. E infatti
perché che cosa accadrà? Accadrà di sicuro che Sandro Guastavino speriamo dietro, che non cada perché da dove siamo pronti a ricevere i Massinelli e Limovic. Accadrà che ci divertiremo, probabilmente si riuscirà, secondo me, a riportare un bel po' di entusiasmo per questo sport che scorre nelle vene dei trapanesi, e arriverà la Serie A. Non dilettanti, però. No, quella A, con la A maiuscola. Allora, oggi... Per poi arrivare alla A per eccellenza, la 1. Però, in realtà, adesso vi facciamo vedere un po' che cosa è successo in questa vigilia di Ferragosto. Le facce dei nuovi appena arrivati. Contento? Molto, sono molto contento di stare con un vecchio allenatore comunque. Già conosco l'allenatore. L'anno scorso Trapani l'hai fatta nera, quest'anno ti tocca passare dall'altra sponda e magari cercare di dare un gran contributo. Sì, speriamo di fare neri gli altri. In questo caso, giocando per una città e una squadra che vuole vincere. Che... Prime sensazioni, so che sei qui da qualche giorno. Beh, ottime sensazioni, anche perché insomma si sta benissimo. Sei in diretta radio, eh? Per cominciare. Ah. Non ti preoccupare, non è... Per cominciare un po' ad ambientarmi, approfittare anche per farmi ultimi giorni del mare, che qui è stupendo, quindi. E poi così comincio a conoscere la città, a conoscere un po' di persone. Finora sensazioni ottime. La squadra che te ne pare? Squadra direi molto buona, una squadra sicuramente competitiva, importante, e speriamo poi di trovare i giusti equilibri e fare un buon campionato. That's gonna make it hard to smile in the future. Yeah, nigga. Let's go, nigga. This is what it is. Tupac cut his head. Che succede quest'anno? Secondo me ci potremmo togliere le belle soddisfazioni. Perché tranne Barcellona, sulla carta potrebbe essere l'ammazza campionato, però poi il livello diciamo che è abbastanza equilibrato. Secondo me è stata costruita una squadra interessante, perché la peculiarità di questa squadra è sicuramente la duttilità, cioè avere la possibilità di avere giocatori che ricoprono più ruoli, e questo durante l'arco del campionato è importantissimo per sopperire eventuali cali di forma o eventuali infortuni, e c'è il giusto mix di giovani, perché poi tutti parlano di questi due giovani playmaker che abbiamo preso, Di Capua e Canelo, però sono due giocatori che hanno già uno o due anni di esperienza importante nel campionato di dilettanti. E poi una squadra costruita con dei giocatori di grande talento, fisicamente, soprattutto agli esterni, secondo me siamo abbastanza forti, e secondo me ci potremmo togliere delle belle soddisfazioni. Che squadra è questa dal punto di vista atletico? Io so che non hai ancora materialmente visto. Chiedi delle cose che ancora non abbiamo avuto, a meno che non leggiamo nel futuro, ma insomma mi sembra che sia una squadra, da quello che abbiamo letto, molto, molto pimpante, molto rapida, molto veloce, giovane, e che insomma abbiano voglia di crescere e di fare delle belle cose. Va bene, grazie Oscar, benvenuto e bentornato veramente. Invece a Diego chiedo subito se ci sarà qualcuno che vorrà mangiare il pollo fritto prima della partita come Bob Liart, se glielo consentirai. Vedremo di volta in volta. Tu hai, vabbè, contento, dai. Hai delle reminiscenze. Contento però, dai. Molto contento, sì, entusiasta devo dire. Primo impatto con la società? Ottimo, anche se conosco soltanto il direttore sportivo nella persona di Francesco Lima, però già dai primi approcci penso proprio che sia un connubio che crescerà e si rafforzerà nel tempo. Senti, siamo ormai avanti negli anni, ma è una battuta, ce l'hai un sogno che coltivi su quello che potrà accadere quest'anno? Il sogno è di poter ritornare in Serie A con questa squadra. Fai tutto tu, nel senso che mi devi solo raccontare quanto e come sei soddisfatto della squadra che avete fatto. Molto, ci sentiamo 5 volte al giorno con Giovanni, che verrà il 16, e sembriamo due bambini che hanno trovato il giusto giocattolo con cui giocare. Siamo contenti, veramente contenti, ecco la parola esatta, è contento. Questa questione su cui tutti puntano l'attenzione, cioè il fatto del doppio regista molto giovane, che è partito.